11 febbraio, festa di Nostra Signora di Lourdes. La Madonna la sappiamo pregare e la invochiamo con tanti titoli, ma è particolarmente diffuso il titolo Nostra Signora di Lourdes, sia per la bellezza del luogo dove è apparsa la Madonna. In realtà all'inizio era un luogo un po' frequentato dai maiali, un po' sporco, eccetera, ma con il tempo è diventato un santuario di una bellezza straordinaria. Bella la chiesa, ma bella soprattutto la natura e il fiume Gave che attraversa quello spezzone di pianura, è silenzioso e dolcissimo. È bella la Madonna di Lourdes, questo titolo, perché evoca le processioni con i flambeaux, con le candele degli ammalati, perché ci viene in mente subito la moltitudine, la grande abbondanza di miracoli che la Vergine Maria, in un secolo in cui non si credeva più ai miracoli, ma c'era lo scientismo, il positivismo di Auguste Comte, per cui contava solo la scienza, e proprio in quel periodo ci fu uno scatenamento dello Spirito Santo, chiamiamolo così, e i tanti miracoli di Lourdes che riportarono alla fede tante persone. Ecco, tutto cominciò l'11 febbraio 1858, quando l'ultima ragazza di quel piccolo borgo, Bernadette Soubirous, asmatica, povera, poverissima, l'unica della sua classe che non aveva fatto la prima comunione, aveva però il rosario e la medaglietta miracolosa attaccata al collo, si recò a prendere legna. Apparteneva a una famiglia onesta, religiosa, però il padre per la troppa bontà era fallito. Non solo era fallito come mugnaio, che pure sapeva fare bene il suo mestiere, ma non si faceva pagare bene. E quindi era andato a finire nel cachot, un sotterraneo umido dove stava con i figli e con la moglie in estrema povertà. Non solo, ma dopo tutte queste sofferenze fu rubata la farina e fu accusato lui ingiustamente, perché dice lui era mugnaio, lui aveva bisogno, e quindi per questo motivo erano proprio ai piedi di Pilato, erano poverissimi e disprezzati. E la Madonna scelse proprio lei. Scelse lei e le diede questo messaggio di far costruire lì una cappella e di andare in processione. E poi di cercare la fonte, l'acqua di Lourdes, che è famosissima. E allora Nostra Signora di Lourdes diede un grande impulso alla cura degli ammalati nella vita della Chiesa. Tant'è vero che la giornata mondiale dell'ammalato, a partire dagli anni 90, per volontà di San Giovanni Paolo II, si celebra proprio l'11 di febbraio. Non solo, ma svergognò e umiliò i potenti, i sapienti di quel tempo che non credevano più e che pensavano che la scienza fosse tutto. Quando le fu chiesto per volontà del parroco alla bella signora Acherò, quella lì come la indicava Bernadette, di dire il suo nome, lei prima alzò gli occhi al cielo in segno di gratitudine a Dio, poi abbassò le mani verso terra in segno di umiltà e le ricongiunse col rosario all'altezza del cuore e disse: Io sono l'Immacolata Concezione. Apparve 18 volte nel 1858 la Madonna a Lourdes, l'ultima volta il 16 di luglio, festa della Madonna del Carmine. Bernadette poi farà una vita da consacrata anche molto infelice, morirà a 35 anni appena, aveva 14 anni quando ebbe le apparizioni, è un miracolo grandissimo che quando è stata riesumata,
stata fatta la ricognizione canonica di Bernadette, il suo corpo è stato ritrovato intatto, roseo e flessibile, sebbene sia la bara che i vestiti erano tutti marciti per l'umidità. Un altro segno, un'altra conferma è questa. Nostra Signora di Lourdes, ottienici il miracolo di credere nella potenza di Dio. Nostra Signora di Lourdes, Immacolata Concezione, donaci umiltà e gratitudine verso Dio. Nostra Signora di Lourdes, donaci sollecitudine e amore verso gli ammalati.